Bruno Bottacini, ufficiale di regata. L'argomento è la risposta della giuria uscita ieri che riguarda la richiesta di riparazione presentata da Luna Rossa. Volevo un parere tecnico, grazie. Luna Rossa ha presentato una richiesta di riparazione a seguito del danno relativo al movimento di funzionamento del braccio dell'arma della barca che le ha impedito di partire, nel senso che l'ha costretta a navigare dritta, senza manovrare, uscendo dal bandoli, quindi squalificata, e andando in mezzo alle barche spettatori con un possibile pericolo, come indicato dal team. Il comitato ha preso una posizione, il comitato di regata e la giuria hanno preso una posizione di non esprimersi, in quanto il danno, secondo loro, non è motivo di protesta. Questo è un elemento molto importante perché rinvia al comitato tecnico di stazza delle barche il possibile giudizio su futuri danni relativi a componenti non creati dal team, quindi non di responsabilità del team, ma componenti che sono forniti in One Design dall'organizzazione. Abbiamo a memoria un recentissimo caso alle Olimpiadi in cui nel windsurf si ruppe un boma di Nicolò Renna e il comitato delle proteste delle Olimpiadi diede riparazione per quella regata essendo un One Design fornito dall'organizzazione. Una delle prime volte in cui si è vinta una protesta in questo senso. In coppa sarà interessante perché sono tante le componenti One Design su ciascuna imbarcazione che non sono gestite dal team, che sono fornite dall'organizzazione, quindi dai neozelandesi per capirci, e componenti che dovranno poi essere integrate con le componenti di ciascuna imbarcazione. Quindi a quel punto non possono metterci le mani, non possono ripararle, non possono migliorarle, devono accettare come sono. Se si rompono, di chi è la colpa e cosa succede? Allora, questo è molto interessante. Mi viene il dubbio che il regolamento di Coppa America andrebbe aggiornato. Ma da due coppe almeno ci sono alcuni componenti che sono forniti dall'organizzazione. Uno è il funzionamento dell'arma, che è fornito dai neozelandesi, e relativo software. E uno, che è l'arm stesso, la parte fisica, che è fornito da un'azienda italiana per conto sempre dell'organizzazione. In caso di guasto di queste componenti che non possono essere modificate dal team, rimane il dubbio cosa può succedere. Il team non ci può fare manutenzione e quindi deve tenerle come sono.